ragazzi e benvenuti in questo baretto refresh. Ah, sentite la freschezza di questo baretto? No, non la sentite, perché sono incazzato, perché voglio morire, perché sto per morire. Allora, io sto registrando di martedì io ho detto, secondo me oggi escono le news. Andatevi a leggere il post in community per sapere perché. Sono le 15:30, sto registrando, ovviamente non sono uscite news. Quindi io ho qui il telefono e refrescerò a caso ogni 10 minuti probabilmente, pregando la Madonna. La Madonna, i santi, non ci credo, ma li prego lo stesso, mica che esistono, che magari annunciano delle news. Ma anche se non le annunciassero, comunque oggi le abbiamo le cose di cui parlare. Ma prima di parlare di queste cose, voi dovete lasciare un mi piace, siete costretti dalle condizioni spazio-temporali dell'esistenza, come dice Kant, no? Siete costretti dalle leggi che l'intelletto pone nella natura, quindi mi raccomando, mettete un mi piace, anche perché sto registrando questo baretto in periodo d'esame, quindi probabilmente registrare questo baretto mi costerà 2 voti a questo esame, e quindi aiuto mamma. Comunque, scherzi a parte, lasciate un mi piace, lo so che YouTube non li prende, quindi non mi interessa un numero, voi fatelo, e se state guardando questo baretto in premiere, spero di sì, lasciate qui sotto un commento, così almeno l'algoritmo fa più, come facciamo qualche iscritto, continuamente stiamo a zero, anzi li sto perdendo gli iscritti, pensate che culo. Comunque quest'oggi io non ho la vodka, non vi ho portato la vodka perché avendo un esame non posso rischiare di andare in coma etilico. Vi ho portato qualcosa di molto più leggero, che è questa birra, la birra Moretti al limone, che sicuramente vi fa cagare. La storia di questa birra è molto bella, perché io non l'ho voluto mai prendere. Questa birra è stata presa a Rimini dalla mia ragazza, che mi ha detto: perché non prendiamo la birra? Io: vabbè, prendiamo la birra, abbiamo mica bevuta. No, è lì nel mio frigo a marcire, avevo bisogno di qualcosa di un po' più leggero e ho preso la birra. L'ho aperta con i denti nel fake baretto, che sono le registrazioni tarocche, quindi vi metterò in sovraimpressione io che apro la birra con i denti nella registrazione da puttane, e la berrò davvero alcolista, cioè a canna, proprio nella maniera più deprimente e più solitaria che una persona potrebbe fare. Ma per ora la birra la appoggiamo, perché non è ancora arrivato il tempo dei dissing. Perché la prima news non è tanto una news riguardante il mondo Pokémon, ma riguardante la community italiana di Pokémon. Cos'è successo? Quello che è successo è un Pokémon, ha un nome e si chiama Leixardon. Allora, tra l'altro questa notizia qua a me fa tornare degli antichi, no? Degli antichissimi spettri del mio passato. Ma col tempo ve li spiego. Cos'è successo? Allora, Dio del Metal, che è uno youtuber con cui tempo fa ho avuto degli screzzi, non so se posso dirlo, ma sì, dai, sono passati tipo 2 anni. Ma regia, che ne pensi? Si può dire quello che è successo tra me e Dio del Metal? Senza, no, 2 anni, ormai è andata, no? Ok. Tempo fa Dio del Metal minacciò il sottoscritto di fargli chiudere il canale, perché avevo preso degli spezzoni dei suoi video senza citarlo a suo dire correttamente nella descrizione. Così almeno siete contenti, avete la vostra dose di pettegolezzi. Comunque, ha pubblicato un video Dio del Metal in cui sosteneva di aver trovato un nuovo glitch in Pokémon Giallo. Video che è stato sbugiardato, pensa un po', da Sidonia. Quindi un altro mio spettro, cioè, è proprio questa notizia qua è un concentrato di miei demoni, ok? Ora non vi spiego i dettagli, io non ne capisco veramente niente di glitch, cioè sappiatelo, io sono un ignorante clamoroso, quindi vi lascio tutti i video in descrizione, anche perché poi Dio del Metal ha risposto alle accuse con un video che in realtà non era una risposta alle accuse, ma era tipo un modo di, non lo so. Vedetevi il video, sinceramente non sono riuscito bene a capire cosa volesse dire. Io, più che parlare del glitch, che ok, va bene, non ne capisco nulla, quindi sto zitto, volevo parlare di come è stata affrontata questa cosa. Cioè, bene, ragazzi, incredibile. Siamo una community che è riuscita a non dissarsi. Siamo bravissimi. Cioè, se fosse successo in America, una roba del genere, arrivava a Verlisify facendo: ah sì, siete falsi, odiate la verità. E gli altri rispondevano: ah, coglione, sei tu falso, hai odiato la verità. Qui abbiamo fatto un video dicendo: guarda, questo glitch è falso, però guarda com'è bravo Dio del Metal a fare una cosa così bella, a farci vivere queste passioni. E Dio del Metal che fa: ma com'è bravo Sidonia, che ha analizzato criticamente il mio glitch. Oh, che belli che siete, ragazzi, quando fate così, che belli, la civiltà. E voi vi chiederete, no? Ma perché allora stai per prendere la birra? Per chi stai per bere? Ovviamente per i fan di Millennium. No, niente, 3:39, niente news, eh? Bella, gran Nintendo. Allora, voi lo sapete che io ho un po' un odio per i fan di Millennium. Cioè, non tutti, ovviamente, perché tra di voi anch'io sono fan di Millennium, quindi non posso odiare me stesso perché sono bellissimo. Io odio quei fan di Millennium che sono stupidi. Sono stupidi e formano una community di stupidi. Cioè, no, ma ve l'ha detto anche Sidonia, che è tipo il vostro...
l'avrò bippato sicuramente, ma vi avrò fatto intendere cosa, di chi, a chi mi stavo riferendo. Ve l'ha detto anche Saidoni, al vostro di non andare a rompere i coglioni di Dio del Metal. Perché siete andati a rompere i coglioni di Dio del Metal? Perché i content creator si sforzano di creare una community bella e poi devo trovare i commenti sotto quei video tipo: ah sì, sei fake XD. Ti odio. Tu che fai queste cose, ti odio. Tu, soggetto trascendentale kantiano, che sviluppi questi pensieri e questi commenti. Questa è per te, questa è per te, figlio. Quindi beviamo subito. Tra l'altro, non vedo la... preparatevi per la mia faccia, perché a me fa schifo sia la birra che il limone, quindi non potete capire. Non è male, com'è possibile? Mi fanno cagare sia il limone che la birra. 3.41, niente news di spade e scudo. Sarà tutto così il baretto, sappiatelo. Ve l'ho detto che è un baretto refresh. Passiamo a un'altra news, che non è una news, ma è una cosa bellissima che è successa praticamente il 10 maggio. Allora, vi spiego senza ridere, ci provo. Praticamente il 10 maggio è uscito un video sul canale di Pokémon italiano. Video che si supponeva potesse essere un trailer di spade e scudo, perché sai, no, 10 maggio è uscito anche il trailer di Sole e Luna nel 2016, quindi sicuramente uscirà. No, però sotto sotto ci credevamo un po' tutti, no? Invece hanno pubblicato questa cosa. Me la mandi in regia, per piacere, ce la fai? Ecco, no, io dico: siete dei troll, siete dei troll incredibili. E quindi ho pensato bene di fare una cosa. Ho detto: ma proviamo a fare una merdata. Andiamo sotto quel video a scrivere hashtag baretto, così, a scrivere del baretto. E diciamo alla gente: ma sì, andate sotto questo video, scrivete hashtag baretto per protestare. Mi fai vedere, regia, i commenti sotto quel video? Secondo me quelli di Nintendo sono impazziti. Quelli di Pokémon, scusa, sono impazziti, regia. Guarda che roba! E la gente nei commenti sotto: ma cos'è il baretto? C'è Luke che... non so se lo vede, aspetta. C'è Luke che mi manda le gif, mi sfotte su Telegram perché le mie previsioni su spada e scudo non c'erano. Grazie Luke, adesso ti bevo in faccia, bastardo. Beh, una bevuta per Luke che mi dissa. Coglione. Ciao Luke. Quanto è cringe sta cosa, mamma mia. Passiamo finalmente alle vere news. Dopo aver parlato di Dio del Metal, di Saidonia e dei miei prank sotto i video di Pokémon, parliamo di cose esistenti nel mondo Pokémon. È divertente, no? Come nel baretto io debba sempre bere per le stesse persone, no? Una volta è Nintendo, una volta è Game Freak, un'altra volta è Verlissify e altre volte è CoroCoro. Sono state rivelate le scan di CoroCoro, che ovviamente non avevano nulla su spada e scudo. Avevamo qualche dubbio, no. Però effettivamente su CoroCoro qualcosa c'era. Quindi prima di bere diamo credito a CoroCoro, che ha rivelato qualcosa riguardo ad Armored Mewtwo. No, lo sapete, lui, regia, mandamelo, lui. Allora, secondo CoroCoro, la Armored di Mewtwo sarà presente solo nel film di Mewtwo Strikes Back Evolution, e l'armatura consente a Mewtwo di limitare il suo potere, il che è effettivamente strano. Cioè, dalle informazioni di CoroCoro sembra trasparire il fatto che questo Armored Mewtwo sarà presente solo nel film, però sono stati identificati i suoi codici Pokémon Go. Quindi chi cazzo ce l'ha la ragione? Chi ha ragione? Chi ha torto? Chi devo insultare? Non lo so, nel dubbio. Beviamo per CoroCoro. Anche perché nella prossima news che vi sto per dare faccio un mashup che poi andrò a approfondire in un nuovo video con delle congetture molto in stile Detective Pikachu. Avete già capito di cosa sto parlando, vero? Ci becchiamo dopo la bevuta. Riesco a spiegarmi come mi possa piacere questa birra, però mi piace. Va bene. Allora, ragazzi, ovviamente l'argomento chiave di questo baretto non poteva che essere, già ve l'avevo preannunciato, Detective Pikachu, che ho visto sabato e sul quale ho delle opinioni da fornire. Ma dare le opinioni a freddo è facile, no? È facile pensare e poi dire la propria. Perché invece non diamo le nostre opinioni a caldo, no? Sarebbe davvero triste se io facessi tipo, non so, una clip in cui copio io Toby e inserisco una sorta di video registrato col cellulare in stile documentario in cui do le mie opinioni a caldo su Detective Pikachu. Già, è figo, molto figo, però allora, a parte che ha degli espedienti di trama un po' storti che non mi hanno convinto molto, e poi secondo me è un film che possiamo apprezzare più noi fan, perché chi non è fan... Tanto abbiamo la regia qua, che è la prima regia vera che ho nel baretto, grazie regia. È figo, quindi. Però il problema è che secondo me chi non ha seguito il brand non lo coglie appieno. Tipo la parte di Mewtwo iniziale, sì, vi faccio spoiler, è un po' così.
proprio allerta spoiler. Eh? Metti allerta spoiler nella uscito oggi, cioè ora che no, vedono questo video è uscito una settimana fa, che non mi rompono il cazzo, bacione. E adesso arrivo in pizzeria, quindi smetto di fare questa cosa che è veramente cringe, però per il resto è tutto bello, è tutto studiato bene, non è scontato, i Pokémon sono ambientati bene, quindi ok, basta, anche perché c'è vento, non si capirà un cazzo. Quindi adesso diamo quella a freddo, che sono tipo le mie opinioni a caldo ma più ragionate. Allora, io non sono un esperto di cinema, no, non lo sono per un cazzo, però sono un fan di Pokémon che ha visto un film su Pokémon, e allora secondo me non è stato un capolavoro, no, non è stato un film che ti ricorderai per sempre, quello no, però secondo me è stato un film veramente ben studiato, non scontato. Io una cosa che mi ha stupito tantissimo è il fatto che la trama non fosse scontata, cioè io mi aspettavo una roba del tipo, ah sì, uno cattivo vuole svegliare Mewtwo per picchiare tutti, tu lo sconfiggi. Invece non è stato così, è stata molto più elaborata e anche molto più concettuale il tema dell'evoluzione, l'uomo che per evolversi deve diventare una razza, fra virgolette, di Pokémon che può evolversi a sua volta. La pecca, secondo me, in questo caso è che il film era molto fanservice, forse in alcuni punti troppo, tanto che magari era difficile da comprendere per uno che non conosceva certi aspetti del brand. Tra l'altro il film sembra che abbia venduto un casino, che sia andato bene a livello di vendite, quindi sono il triplo contento, perché vuol dire che potrebbero arrivare nuove persone nel brand. E mi chiedo, no, queste nuove persone nel brand, come facciamo ad avvicinarle a Pokémon Spada e Scudo? Cioè, nel senso, no, c'è un nuovo gioco Pokémon e abbiamo una nuova fonte per attirare persone. Sarebbe interessante se volessimo connettere i nuovi giochi Pokémon con Detective Pikachu, no? Dammi una transizione, regia, e parliamo anche di questo. Allora, vi guardate questi due poster ufficiali che la regia gentilmente mi sta per mandare, grazie. Bene, eccoli qua. Vedete delle cose che rimandano ai videogiochi Pokémon? E io vi dico sì, le vedete, ve le sto cerchiando in editing, starò facendo qualcosa, le vedete. Questo film è ambientato palesemente nel mondo videoludico Pokémon. Si parla di Mewtwo che è scappato 20 anni fa dalla regione di Kanto. Ora, io non voglio esagerare nelle mie riflessioni perché voglio fare un video più approfondito a riguardo. Leggetevi il post che ho fatto in community, non posso linkarvelo, andatevi a vedere il post che ho fatto in community. Magari, anzi no, dai, vi metto lo screen in editing, se no non lo trovate più. Ecco, stoppate in questo momento e leggetevi il post, poi proseguite col video. Ora che si sta puntando tanto sui film, è da tipo 5 baretti che sto dietro a dire che la parte più importante del brand, cazzo, oggi sono i film. E questo dei film potrebbe essere un nuovo mezzo di comunicazione da sfruttare al meglio per portare gente anche sul videogioco. E secondo me c'è una buona percentuale di possibilità che tutto ciò possa essere fatto. Fatemi sapere se secondo voi potremmo avere, in virtù di questo nuovo interesse di Game Freak per il film, avere dei riferimenti o comunque dei collegamenti tra film e videogioco. Ok, mi sa che mi si sta per riempire la memoria della telecamera, quindi devo fare in fretta. Ora passiamo alle vostre opinioni, che mi sono dimenticato di chiedervi, però magari avete fatto in tempo a lasciarle, quindi adesso vado a vedere. Ah, 3:57 e non ci sono news. Ovviamente io, dopo che avrò smesso di fare il baretto, lascerò tutto il set qui. Se escono delle news vedrete tipo la mia reazione impazzita, però non penso. E niente, no, non avete fatto in tempo a lasciare opinioni che avesse senso leggere. E io, siccome devo studiare per gli esami, vi saluto. In tutto ciò io comunque spero che il baretto vi sia piaciuto. Se è così, ovviamente vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale. Rispondete nel sondaggio alla domanda che vi avrò posto. Non so ancora come ve l'ho proposta, ma abbiate pietà di me. Mi raccomando, passate anche dai social, in particolare da Twitter, perché la prossima volta spero di ricordarmi di mettere le opinioni. E cos'è che c'era poi? La campanella, per rimanere sempre aggiornati sui feed. Non è vero, però voi fatelo perché fa figo. Detto ciò, ragazzi, noi ci becchiamo, pensate un po', in un prossimo video.